Ma salve a tutti, sia i vecchi che i nuovi visitatori del canale! Io sono Jul e oggi vi do il benvenuto in questa nuova parte del mio Let's Play a Pokémon Perla Splendente! Nella scorsa parte abbiamo raggiunto Evopoli e quest'oggi abbiamo una capopalestra da sconfiggere e soprattutto una nuova città da esplorare. Purtroppo ragazzi, inizio questo video con una brutta notizia. No, non mi vedete con il joystick in mano. C'è una ragione, no, non sono diventata una maga come il mio Albedo. La motivazione è che i primi 30 minuti di questo video purtroppo hanno avuto un piccolo problemino. Lo riassumerò in poche parole. Stavo registrando, come accade normalmente, commentando in diretta, quando lo spazio disponibile per la mia capture card è terminato. E da un lato la capture card si è comportata bene e ha deciso di salvare comunque il video del mio gameplay, ma dall'altra il programma che utilizzo per registrare, che è Streamlabs, ha deciso di cancellare completamente tutta la registrazione. Bene sì, quindi per questa prima parte di video mi vedrete commentare in post-produzione la parte di gameplay che per l'appunto ho già registrato. E mi dispiace molto anche perché oggi, ve lo anticipo ma non spoilerò niente, vedremo un bel po' di novità frizzantelle e soprattutto abbiamo una partita in palestra da portarci a casa. Allora, adesso inizio con un po' di esplorazione di questo piccolo percorsino successivo al bosco di Evopoli e precedente a Evopoli stessa, e qui mi sono incaponita con l'idea di andare a fare razzia di pescatori. La OST che si sente quando ci si rivolge a un pescatore, tra l'altro ve la farò risentire in un'altra occasione perché mi sono completamente dimenticata di soffermarmi su di essa e sul farvela ascoltare, di questo mi scuso. E niente, l'obiettivo di oggi è ancora di far salire di livello il nostro Albedone, che ok, ha imparato confusione, ok, è diventato più forte, però noi lo vogliamo ancora più solido per la palestra, anche perché per ora di Pokémon volanti non ne abbiamo e dobbiamo entrare in una palestra di elemento erba dove presumibilmente la maggior parte dei Pokémon saranno anche di tipo veleno, ed è proprio per questo che sentivo di voler puntare in particolare su Albedo che, come vedete, adesso sta facendo tipo sushi di carpa a tutto spiano senza trattenersi in alcun modo. Approfitto di questo momento di trivellaggio di carpe per allenare anche Tartaglia e per domandarvi se state gradendo questo let's play. Io personalmente mi sto divertendo davvero molto. Nel momento in cui vi sto registrando questa parte di video sono davvero molto avanti con le registrazioni. Non vi dico che cosa è capitato, mamma mia, questo let's play, meno male che doveva essere chill. E niente, mi auguro che anche voi vi stiate divertendo. Ci tengo che questa sia un'esperienza comunque rilassante per voi, per me. Insomma, non vogliamo tryhardare niente, non abbiamo delle sfide in particolare. Vogliamo solo esplorare i meandri di questi remake dei quali si sta parlando davvero tanto. Wow, questo pescatore è un groviglio di emozioni. Complimenti, la prossima volta magari livella le tue carpe. Per cui sì, io spero che ve lo stiate godendo esattamente come me lo sto godendo io. Non è una serie che punta a fare mega giga visual o a rivoluzionare completamente il panorama di YouTube. Figuratevi, ci sono miriadi di let's play di questi giochi. Vuole semplicemente essere un'esperienza, appunto, che ho deciso di condividere con voi in maniera molto spontanea. E vi dico che per il momento il gioco mi sta decisamente divertendo. Adesso proseguiamo, continuiamo ad ammazzare le carpe e le carpine e divertiamoci anche un pochino nel frattempo con lo psicotaglio del nostro Albedo, che è una mossa che mi fa tipo riderissimo perché, wow, abbiamo letteralmente lo chef che si accinge ad affettare il pesciolino per servirlo a mo' di sushi. Abbiamo Albedo che è diventato Chef Tony. Complimenti Albedo, taglia bene la carne, servila bene mi raccomando e vedrai che avrai un futuro nella ristorazione stellata.
penultima carpa stagliuzzata. Ovviamente in questa parte di video farò qualche taglio per non annoiarvi e soprattutto non sforzarmi di ripetere battute o frasi che ovviamente non ricordo. Adesso però c'è un momento interessante, poiché il nostro Tartaglia si accinge a imparare morso, e morso è una mossa fisica buio che sicuramente ci sarà utile nel caso di futuri fantasmi, e già sappiamo che una delle palestre di Sinnoh ha per l'appunto lo spettro come tipo principale, per cui ci accaparriamo morso e con un ultimo psicotaglio serviamo l'ultima portata di sashimi al salmone. E complimenti ad Albedo, che devo dire ha fatto veramente un ottimo lavoro. Mi dispiace molto, Crescente. Sì, avresti dovuto prendere la cosa decisamente più seriamente. Adesso siamo contro Indro, e il signor Indro, che ha un Pokémon solo, mi ha fatto un po', diciamo, cacare sotto. Perché, vedendo un Pokémon solo, temevo fosse un Gyarados, e ho detto, adesso mi arriva Gyarados addosso, mi sweepa tutto il team e ciao. E invece è semplicemente un Goldeen, un Pokémon che mi piace molto, lo trovo molto elegante, mi piace anche questa animazione, ovviamente è fuori contesto, perché Goldeen dovrebbe farla in acqua, sembra che stia nuotando nell'aria, però devo dire che è un Pokémon che, nonostante sia semplice, siamo proprio indietro negli anni, prima gen, secondo me colpisce. E hanno fatto un bel lavoro soprattutto di colori, è proprio un bel Pokémon. Sicuramente mi piace molto di più Goldeen rispetto a Seeking. E purtroppo tanti complimenti al Goldeen e poi Albedo, patatracchete e la spiattella di nuovo. Con i suoi fortissimi coltelli. Coltelli che si esprimono appieno nella mossa psicotaglio. E fatto ciò, possiamo rientrare a Evopoli in quanto ho battuto tutti gli allenatori presenti su questo ponte. Adesso raccolgo anche questo strumentino qui, che è una bella pozioncina. E adesso mi preparo ad esplorare un po' Evopoli prima di andare in palestra. Ora, entriamo in questa casina di fianco al centro Pokémon, dove incontriamo l'esperto dei sotterranei. Sono il primo ad essere stato introdotto nei sotterranei, puoi chiamarmi l'esperto dei sotterranei, ti voglio regalare una cosa. E ci regala l'Esploro Kit. L'Esploro Kit che non funziona come in Diamante Perla classici, bensì ci permette praticamente di accedere a una seconda mappa di Sinnoh, mappa dove adesso ci addentreremo, in quanto l'esperto dei sotterranei ci fa fare subito un bel viaggetto all'interno dei suddetti, cosa che devo dire non mi aspettavo. Adesso ci invita a utilizzare l'Esploro Kit. L'Esploro Kit si può usare solo all'esterno, non si può usare nelle case e nelle grotte, e dal momento che siamo all'esterno adesso il gioco farà tutto da solo, lo andiamo a testare, e testandolo avviene questa scenetta alla Super Mario dove precipitiamo nel tubo e ci ritroviamo davanti al Pedro, a Pedrito. Ciao Giulia, è la prima volta che vieni qui? Allora benvenuta nei grandi sotterranei di Sinnoh. Ti trovi nell'enorme complesso di grotte nel sottosuolo di Sinnoh. Eh? Cosa ci faccio in un posto così grande? È un po' difficile da spiegare. Vedi, qui sotto puoi fare quello che ti pare. Ad esempio puoi scavare in cerca di tesori o creare una base segreta. Dovresti parlare con l'esperto dei sotterranei Evopoli se vuoi saperne di più. E ricorda, quando vuoi tornare in superficie, premi Y. Ora devo lasciarti, ci si vede in giro? Pedro se ne va. Nell'esplorare ovviamente mi sono imbattuta nel vecchio ma sempre verde minigioco della ricerca di oggetti preziosi tramite il picconaggio selvaggio nei sotterranei. Il primo vi confesso che l'ho fallito miseramente, nel secondo mi sono portata a casa questo scrigno alla Super Mario con un occhio sopra. E dentro questo scrigno ci ho trovato, non lo crederete mai, una statua di Markrow, che quando l'ho vista ho detto, what? A cosa serve sta statua? Tuttora non lo so, ho una mezza idea, dopo vi spiegherò qual è questa mezza idea. In ogni caso trovo questa statua di Markrow, qui seguo la mappa, che purtroppo a causa del mio faccione voi non riuscirete a vedere. In ogni caso entro in questa zona speciale, dove i miei occhi si incantano su Swablu. Cioè, io vengo a Sinnoh e mi ritrovo Swablu nei sotterranei. Ci sono anche dei Bidoof, degli Psyduck, ma Swablu, ragazzi. E qua è stato amore. Swablu è uno dei miei pre-draghi preferiti. Viene dalla generazione dove ci sono i miei draghi preferiti, perché Salamence, che è, mamma mia, Bagon, è uno dei miei Pokémon preferiti in assoluto, nella mia top 5, viene dalla terza generazione, e in terza gen c'è anche Swablu. Ci attacca questa signorina molto coraggiosa, è una Swablu al 20, è pure una femmina, parte subito di Dragospiro, la vediamo anche particolarmente skillata in quanto mi paralizza Albedo. Io ragazzi ho deciso
che questa signorina entra nella nostra squadra. Avete capito bene. Prendiamo Swablu, proverò adesso a catturarla. Swablu non è un Pokémon che avevo calcolato, ovviamente solitamente a Sinnoh non si trovava, ma in questo caso non potevo esimermi dal catturarla. Tiro la Mega Ball e vi dico già che abbiamo una nuova compagna di team, abbiamo la prima femminuccia, la prima quota rosa che ingrandisce il nostro squadrone, abbiamo Eula, ragazzi, perché questo Swablu verrà assolutamente soprannominato Eula. Abbiamo il blu, abbiamo le ali cotonose che ricordano un po' la nebbia, ricordano l'elemento ghiaccio, abbiamo tutte le caratteristiche che mi fanno assolutamente optare per il nome di Eula. E una volta battezzata con grande sicurezza la nostra piccola Swablu, andiamo subito a controllare un po' il suo stato, non prima ovviamente di essere fuggiti da questa zona. Adesso vi posso dire, secondo me, a che cosa serve la statua di Murkrow. Secondo me la statua di Murkrow ci serve perché piazzandola in queste stanze speciali, popolate di Pokémon speciali, avremo modo magari di far apparire anche i Murkrow. Adesso guardiamo Eula. Come vedete è una Swablu, normale volante, adora andare veloce, ama il cibo dolce e ha una natura, ragazzi, molto vantaggiosa, perché abbiamo un bonus in velocità e un debuff in difesa. Ma il bonus in velocità sicuramente ci tornerà utile, perché Altaria è uno di quei Pokémon che è sempre mid range, no, come velocità, e quindi darle un bel boost per la storia principale penso che possa essere un bel vantaggio. E qua continuo a picconare, adesso mi sono fatta un po' più furba, faccio le prime mosse usando questa specie di martellino. Il martellone me lo tengo per quando individuo gli oggetti. Qua ho individuato già un nuovo scrigno e quindi tramite martellone e martellino lo tiro fuori e continuo a cercare gli altri oggetti. Qui con una martellata secca trovo un coccio, una pietra preziosa, non ho ben capito, non mi ricordo adesso cosa sia, dopo lo sapremo. E qua continuo a cercare, ci sono quattro oggetti, ovviamente il regolamento del sotterraneo prevede di trovare gli oggetti prima che la parete crolli, e la parete crolla se picconiamo troppe volte. Qui trovo anche uno smeraldo, una pietruzza verde, uno smeraldo del caos di Sonic che è arrivato qua con furore, e purtroppo non riuscirò a trovare l'ultimo oggetto, ne abbiamo intravisto una parte ma non sono stata abbastanza brava, e quindi ci portiamo a casa una bilia prisma S, una bilia verde S e questo scrigno con sopra un simbolo che ricorda chiaramente il tipo acqua. E dentro questo scrigno c'è la statua di Pelipper, altro Pokémon che quindi in teoria saremo in grado da adesso in poi di raccattare nei sotterranei. Fatto ciò, decido che questa esplorazione, diciamo, molto primaria, non so come dire, questa esplorazione di prova del sotterraneo è terminata, esco dal sotterraneo e l'esperto mi dà una bella ricompensa, cioè una biglia rossa S, poi se non mi sbaglio ci dà anche una biglia blu S e poi ci dà anche una biglia verde S, e qua ci parla del fatto proprio che nei sotterranei ci sono Pokémon speciali e soprattutto si trovano esemplari rari. Non so se Swablu rientri negli esemplari rari, non credo, perché sono letteralmente entrata nella prima stanza disponibile e mi sono presa Eula. In ogni caso è stata una bella esperienza, ci portiamo a casa un nuovo membro della squadra, andiamo a salvare. E adesso, ragazzi, è arrivato quel momento. È arrivato il momento di affrontare la seconda palestra di Sinnoh e di cercare di portarci a casa la seconda medaglia della Lega Pokémon. Entriamo in una palestra che avrà, come già anticipato, il tipo erba come tipo principale. Ma noi abbiamo catturato Eula. Abbiamo catturato Eula, che è una Swablu, e quindi è un Pokémon volante. E quindi qua questo bambino ci informa che il proprietario del negozio di bici è andato alla sede del Team Galassia, non so se lo rivedremo, rip proprietario nel caso, e ci, diciamo, ci prepariamo appunto ad entrare in palestra. Qui chiacchieriamo un po' con tutte le personcine che incontriamo, facciamo una capatina anche in questo edificio, scusate lo sbadiglio, ma purtroppo in questo edificio qui, dove diciamo vediamo un po' di personcine qua e là. Questa persona mi chiede di dargli Tartaglia in cambio di Chatot e noi gli facciamo tietie, no, Tartaglia ce lo teniamo. Qui esploro un po', mi danno informazioni anche sulla capopalestra di Evopoli, che è Gardenia, e qua raccattiamo da questa signorina bella arzillotta dell'MT di riciclo. Tenete bene a mente il discorso MT, perché prima di andare in palestra
anzi, poco prima della sfida, se non mi ricordo male, faremo una bella, diciamo, un bel controllo delle mie MT in modo da sistemare un po' i moveset dei miei Pokémon. In particolare ci sarà una scelta che sarà decisiva. Esplorato l'edificio, eccoci qua, si entra in palestra e state molto pronti perché questa palestra sarà, diciamo, tutta nuova. Salve, come va campionessa? In realtà questo l'ho detto anche a un ragazzo frettoloso che è passato di qua prima. La capopalestra Gardenia è un'esperta di Pokémon di tipo erba. Dovrebbe essere ovvio, ma i Pokémon di tipo erba odiano il fuoco. Ah, aspetta un attimo, dovrei prima parlarti della palestra. Non puoi sfidare la capopalestra finché non hai battuto tutte le allenatrici nascoste nella palestra. Il compito è molto difficile, ma consideralo come un buon allenamento. Molto difficile, lo dice lui. Nella mia palestra nessuno lotta con la capopalestra finché non sono state battute tutte le allenatrici nascoste. Ti aspetto all'interno, in bocca al lupo sfidante. Ebbene sì, questa palestra è letteralmente un gigantesco tree maze, un labirinto di alberi all'interno del quale dovremo per l'appunto trovare delle allenatrici. Le allenatrici, al contrario di quello che credevo all'inizio, non sono tutte presenti dall'inizio. Dovremo trovarne una, quella ci darà degli indizi per quella successiva, fino a batterne 4 e poi la quinta a quel punto sarà Gardenia. L'impresa non è per nulla difficile, cioè adesso è difficile un po' per me perché sto esplorando un po' a caso e qua mi stavo già preoccupando perché ho esplorato tipo mezza palestra e non ne ho trovata mezza, poi capirò che per l'appunto bisognava trovarle in fila e quindi al momento ce n'è solo una nascosta. Allora, la struttura della palestra devo dire che è carina, la carta da parati con le nuvole mi inquieta un sacco, fa un sacco Squid Game. Non capisco perché ricreare un paesaggio così fittizio, non lo so, è veramente inquietante. Mi rendo conto che forse costava un po' troppo fare il tetto apribile, però mi dispiace anche per tutte queste piante, non hanno, cioè hanno un'illuminazione solo artificiale, niente sole. Comunque abbiamo trovato la prima allenatrice che ci manda contro Cherubi. Ribadisco che le proporzioni di Cherubi non hanno senso di esistere, cioè è una ciliegia, non può essere grossa così. Vi invito a ricordare di nuovo le dimensioni di Onix per farvi capire l'assurdità. E qua spano questo povero Cherubi usando il caro Albedino. Il caro Albedino che sarà protagonista di questa prima parte di palestra. Adesso entra in campo anche Roselia. Roselia è un Pokémon estremamente carino, ma secondo me, con l'andare avanti degli anni e delle generazioni, è stata resa in maniera un pochino più buffina rispetto all'eleganza che secondo me aveva nel suo sprite originale di Rubino e Zaffiro. Lì era proprio elegantissima Roselia. Adesso ha perso un po' di eleganza, è più piccolina, paffutina. Comunque un bellissimo Pokémon. E sono super fan di Roserade, soprattutto se maschio. Solo io trovo Roserade maschio spettacolare. È praticamente Tuxedo Kamen, è Milord di Sailor Moon. Detto questo, non so se sarete d'accordo con me, di solito quando lo dico alle persone mi prendono sempre per matta. Abbiamo avuto un indizio sulla posizione della prossima allenatrice e infatti la troviamo dopo i due sassi, nella parte sinistra della palestra. Adesso inizia la sfida con questa nuova profumina, che è la Marcella Profumina, Marcellina Profumina, che ci manda contro Badiou, e anche la Marcellina Profumina la andiamo a sistemare grazie al nostro Albedino, che non sarà un Pokémon di tipo fuoco, ma come abbiamo già avuto modo di notare, ha sulla pancina le righine che ricordano quelle delle stufette per mettere il calore, no? C'è la parte con il disegno delle righine e quindi il nostro Albedo è super caliente ed è super pronto a far strage di Badiou e di tutti gli altri Pokémon erba che incontreremo in questa palestra. Andiamo di psicotaglio, facciamo un po' di accompagnamento di verdure al nostro sushi, quindi tagliamo un po' anche di verdurine. Allora, lo sfondo della palestra è molto carino, mi piace il fatto che ci siano le luci artificiali superiori, dà proprio l'idea della palestra, della struttura interna. Carini anche gli alberi, carina l'erba. Non è il massimo il fatto che non ci sia un gran contrasto tra i Pokémon erba che dominano in questo ambiente e lo sfondo. Ma questo perché i Pokémon erba che vedremo in questa palestra sono tutti prevalentemente verdi e purtroppo diciamo che non c'è uno scostamento cromatico rispetto al resto dell'ambiente, che è prevalentemente verde. La prossima allenatrice si trova dietro a tre alberi. Qua iniziamo già con le indicazioni più criptiche. Mi metto a cercarla. Cerchiamo di qua, cerchiamo di là. Chissà dove è sparita, ma qua, dietro a questi tre alberi, intravedo una gonnella verde menta. E quindi andiamo a stanare anche la terza profumina, che è la Gianna Profumina.
Salve Gianna Profumina. Gianna Profumina ci manda contro Azdaha da piccolo. Qui ho avuto proprio un throwback violentissimo di Azdaha che si è tipo evoluto ieri, ma a me sembra ancora di averlo tra le braccia. Piccolo Turtwig. Adoro l'animazione di Turtwig quando prende danno. Qui purtroppo ci prendiamo una craniata, ma Albedo resiste, va di psicotaglio. E il Turtwig ce lo portiamo quasi a casa. E qua arriva la sorpresa. Dopo gli Abra con Energy Palla che ci hanno devastato il team nel Bosco Evopoli, ciccia fuori un Turtwig con Codacciaio. Io faccio una petizione per denunciare tutti gli allenatori dei giochi Pokémon che hanno i Pokémon con dei moveset che non esistono. In nessun pianeta ancora c'ho gli incubi del maledetto Zigzagoon che si trova nella palestra di Ciclamipoli in Pokémon Rubino e Zaffiro che c'ha Thunderbolt, Fulmine. Uno Zigzagoon random con Fulmine. Quel maledetto Zigzagoon ai tempi tirò giù il mio preziosissimo Wingull ai tempi della mia vecchia Nuzlocke Challenge sul vecchio canale. Io queste cose non le perdono, ragazzi. E adesso ci c'è fuori il cacchio di Turtwig con Codacciaio. No comment. Io voglio che questo abuso dei giocatori che vogliono chillare, vogliono godersi l'esperienza, finisca. Non mi potete tirare fuori delle mosse così a caso. Voglio sapere anche a chi avete rubato l'MT, tra parentesi. E con questo mio molto sentito e accorato sfogo, taglio anche questa povera Roselia. C'aveva un po' troppe spine questa rosa, quindi le abbiamo tagliate. Azdaha sale al 22 ed esattamente come Tartaglia, anche Azdaha vuole imparare a mordere le persone. Visto che Morso è, come già detto, una mossa che sento sfrutterò parecchio in futuro, cancello azione, meno precisa e soprattutto con un typing che non ci serve, e insegno Morso anche al caro Azdaha. E dopo aver battuto questa signorina, manca solo la nostra capopalestra. Coraggio, non temere. Ebbene sì, ci manca solo Gardenia. Siamo riusciti ad arrivare di fronte a Gardenia. Ma prima di iniziare con il combattimento vero e proprio Pokémon, do un'occhiata un po' alla mia squadra. Sposto Eula per prima, perché voglio provare ad affrontarla con lei. E qui arriva il momento dell'MT. Do finalmente un'occhiata, non prima di aver curato Albedo. Sapete, ve lo ricordo, che sto facendo questa run mettendomi l'autoclausola di non usare gli strumenti durante la battaglia. Dal momento che non sto facendo Nuzlocke, Wedlock o regole speciali, mi sembra il minimo per avere un'esperienza un minimo frizzantosa. E qua do un'occhiata all'MT e noto che ho ben 3 copie dell'MT spennata, Pluck in inglese, che è una stab volante che sarebbe perfetta sulla nostra Eula. E infatti è proprio ciò che le vado a insegnare ora. Elimino Furia, mossa poco precisa, senza stab. O meglio, adesso la stab ce l'ha, però dopo non ce l'avrà più, spoiler dell'evoluzione di Eula. Per cui le insegno spennata. Qui do un'occhiata anche alle altre boss. Rimango particolarmente intrigata da Levito Roccia, ma la MT che attira la mia attenzione è Spaccaroccia, ragazzi, perché noi abbiamo ben 3 MT di Spaccaroccia. E Spaccaroccia, sebbene non sia una mossa fortissima, è comunque una mossa di lotta che è uno dei typing più efficaci in questa generazione. Io ve lo dico, se dovesse crearsi un meta di Diamante Perla, sicuramente uno dei Pokémon più pericolosi sarebbe il Breloom. Il Breloom è veramente cattivissimo in virtù principalmente del suo typing lotta, del fatto che può giocare Technician più Mach Punch, e proprio per questo decido di darmi una mossa lotta e di darla a Tartaglia, che impara quindi Spaccaroccia. E fatto ciò, abbiamo una Eula cattivissima con Spennata e siamo pronti ad affrontare Gardenia. Ti stavo aspettando. Sono Gardenia, la capopalestra di Evopoli, regina del tipo erba. Quando ti ho vista per la prima volta ero sicura che mi avresti raggiunta. E chiaramente così è stato. Sprizzi vittoria da tutti i pori. Ad ogni modo ci divertiremo. Coraggio, lottiamo. Mi scrocchio le dita adesso perché prima non l'ho fatto. È uno scrocchio figurato. Ed ecco che parte la sfida contro Gardenia. La OST, come al solito, picchia un sacchissimo. E qua Gardenia inizia con questa posa da Magical Girl. Era tipo... E ci manda Cherubi contro! Ma che cosa volete che siano un paio di ciliegie di fronte alla furia cieca della nostra Eulona? Eulona parte subito di spennata,
senza proprio indugiare, e Cherubi è già in difficoltà. Se non fosse che tira fuori Magibuglio. Non stab, ma che comunque critta. Gardenia ci fa già capire dall'inizio che non è qua per scherzare. Portiamoci a casa Cherubi, un'altra spennata per sicurezza. Però Gardenia mi stupisce e usa una super pozione, che purtroppo non salverà la sua ciliegina dalla spennata di Eula, che tra l'altro non si porta a casa, si porta a casa la kill grazie a un crit. Restituiamo subito il critico a Gardenia, ma non riusciamo a rubare la bacca. Ovviamente la mia speranza all'interno di questa palestra è di riuscire a usare spennata anche per riuscire appunto a mangiarmi una bacca dei Pokémon di Gardenia. Qui entra Turtwig, è al 19, quindi come livelli siamo più o meno pari. Io vado di spennata, non mi aspettavo di ucciderlo, ma il tweet che io c'è. Turtwig usa foglie lama, che noi per fortuna resistiamo, per cui il colpo lo incassiamo molto bene. E a questo punto faccio un errore, perché io uso spennata, ma avrei dovuto prevedere l'ultimo Pokémon di Gardenia e usare assolutamente agilità. Questo è un errore che pagherò caro. Ve lo anticipo già, lo pagherò. Perché adesso arriva Roserade e io voglio provare a rimanere con Eula. Non è ancora finita. Purtroppo Roserade arriva. È una Roserade al 22 e Roserade non è un Pokémon che scherza in termini di attacco speciale, e ovviamente è più veloce di me e va di Fiortempesta, che mi fa veramente un sacco di danni. Ma qua colpo di scena, spennata, e mangiamo la bacca cedro di Roserade, che ci permette di recuperare un bel po' di vita. Non so se questa vita sarà sufficiente a resistere un'altra Fiortempesta. Noi rischiamo e ragazzi, purtroppo Eula non ce la fa. Abbiamo rubato la bacca di Roserade, l'abbiamo indebolita, ma senza quell'agilità che ci sarebbe stata molto utile. Ecco, probabilmente senza agilità, se Turtwig avesse usato un'altra foglie lama, saremmo comunque andati nel range di Fiortempesta. Quindi saremmo morti in ogni caso. Ma sì, almeno gli abbiamo rubato la bacca. Adesso entra Albedo, che senza il minimo problema va di psicotaglio e porta via l'ultimo Pokémon di Gardenia. Albedo sale meritatamente al 22, e sottolineo meritatamente perché ha coperto la morte di Eula. E Gardenia ci dice: incredibile, sei forte, sai? Eh sì, e sapete perché ci dice così? Perché abbiamo vinto! L'ho detto e lo ripeto, sei forte sul serio. Deve essere stato difficile allenare i tuoi Pokémon per renderli così abili. Da questo si capisce anche quanto ami i tuoi Pokémon. Perciò sono orgogliosa di darti questa. Fuori il nostro portamedaglie e inseriamo la medaglia Bosco presa da Gardenia! E questo è stato, devo dire, un ottimo rodaggio per la nostra Eula. Grazie alla medaglia Bosco potrai usare la mossa taglio dal Pokécron. E ora che hai due medaglie, tutti i Pokémon di livello 30 o inferiore che hai ricevuto con uno scambio ti ubbidiranno. E poi c'è un'altra cosa, un regalo da parte mia. Riceviamo i bolli da Gardenia, che devo ancora guardare, e otteniamo la MT86. Hai messo la MT86, che contiene la mossa Laccio Erboso all'interno della nostra borsa. Più pesante il nemico, più danni causerà la mossa. E questa MT, ragazzi, io non indugio e non cincischio. La insegno immediatamente al nostro Albedo. Subito, subitissimo. Laccio Erboso è una mossa fatta apposta per Albedo, perché è speciale, è erba e ci permetterà di avere una risorsa fortissima contro i Pokémon tankosi, contro i Pokémon grossi. E questo è veramente un super iper mega vantaggio. Usciamo vittoriosi dalla palestra, e adesso possiamo andare direttamente alla sede del Team Galassia per cercare di recuperare il possessore del negozio di bici, che ci serve proprio per cercare di racimolarci una bici. Qua non troviamo nessuno, ci guardiamo un po' in giro, parliamo un po' con la gente, ma il nostro obiettivo si trova a sud. Una volta curati i nostri Pokémon, ci accingiamo per l'appunto ad andare presso la sede del Team Galassia, ma incontriamo... Oh, quello è un Pokédex? Stai aiutando il professor Rowan, allora? Come ti chiami? Bene, Jul, non scorderò questo nome. Io mi chiamo Camilla, sono un'allenatrice come te. Da un po' sto studiando la mitologia dei Pokémon, così, per curiosità. Qui a Evopoli c'è una statua che ritrae un Pokémon antichissimo. Secondo la leggenda, era un Pokémon davvero potente. Chissà, magari potresti incontrare qualcosa di simile mentre viaggi con il Pokédex. Ah, prova a usare queste, ti torneranno utili durante il viaggio. E Camilla, la terribile Camilla, ci fornisce un po' di MT-93, forse la MT più inutile della storia.
La mossa taglio dall'applicazione Mosse Man permette di tagliare gli alberi sottili che intralciano il cammino. Se usi taglio dal Pokécron, potrai raggiungere luoghi che prima erano inaccessibili. È una cosa... Ed eccomi tornata in live. Purtroppo la capture ha deciso di farmi questo simpatico scherzetto. Spero che abbiate gradito il modo in cui ho cercato di portare a casa la parte di Let's Play, nonostante il problema tecnico. E niente, abbiamo appena incontrato Camille. Io sono ancora qua a controllare che effettivamente Camilla ci ha rifilato 3 copie dell'MT, credo più inutile della storia, che è... Taglio, guarda, ne faccio anche a meno, cara Camilla. E ragazzuoli, io direi che per oggi ci fermiamo qua. Abbiamo battuto Gardenia, è stata una parte un pochino più corta della precedente, però d'altronde. Avendo dovuto fare il doppio lavoro nel rinarrarvela tutta da capo, grazie mille il gatto di nuovo, direi che ci possiamo fermare. Io spero che abbiate gradito il video, spero che siate contenti tanto quanto me dell'entrata di Eula in squadra, che è stata veramente inaspettata, giuro, è stata qualcosa di assolutamente imprevisto e incredibile, e proprio per il fatto che la Giulia ha fatto doppio lavoro oggi per portarvi questa parte e che comunque la registrazione in un modo o nell'altro si è salvata, vi invito a lasciarmi un mi piace qua sotto, a iscrivervi al mio canale e ad attivare la campanellina per rimanere aggiornati su tutte le mie future pubblicazioni, sia a tema Pokémon Perla Splendente che non. Vi invito inoltre a dare un'occhiata alla mia descrizione video, dove troverete il link al mio profilo sul sito Viola, il sito che inizia con T e finisce con Witch. Troverete anche il link alla mia pagina Instagram e il link al mio canale Discord. Venite a seguirmi anche lì, mi raccomando. E da Jul, Azdaha, Albedo, Tartaglia e la new entry Eula è tutto, e vi diamo appuntamento alle prossime parti di Pokémon Perla Splendente. Ciao!